Buongiorno, sono Monti Fabiana, legale rappresentante della società agricola Cortenera, proprietaria di terreni e dei capannoni agricoli e avicoli situati in via Macerato. Aspettiamo questo ponte da 9 anni. In questi 9 anni il valore delle nostre proprietà si è più che dimezzato. Chi gestisce le attività non riesce più ad andare avanti. Ci sono degli animali a cui non si riesce a dare da mangiare, a portare il mangime e a svolgere le normali attività lavorative. In questa zona vivono diverse famiglie che hanno figli, devono andare a scuola, devono andare a lavorare. Ogni volta che il guado va sotto sono completamente isolate, perché dopo che con l'alluvione di maggio si è distrutta anche la strada alternativa, quando il guado va sotto il comune evacua e tutto si ferma. Io credo che non sia più possibile andare avanti così, sono passati 9 anni, non 2 giorni, il tempo di fare il ponte c'è stato, ora sembra che inizino i lavori, ma vogliamo delle risposte certe circa le tempistiche dei lavori e soprattutto se ci sarà ad aspettare un anno o due, perché un ponte non si fa in 2 giorni, deve essere messa a disposizione una strada alternativa o un ponte alternativo in modo che la gente possa lavorare, andare a scuola e vivere nelle proprie case. Sono Giordano Giorgio, residente di via Macerato. Io lavoro fuori, lavoro a Castel Bolognese, quindi faccio i turni anche alle 3:30 di mattina. Se ci troviamo col guado che non è percorribile, siamo bloccati perché non c'è la strada alternativa, non ci danno il permesso di usarla e non si può fare praticamente perché non è finita, non ci sono i fossi. Insomma, ed è anche pericolosa perché è una strada che per aprirla hanno tolto 5 frane, quindi i pezzi che sono rimasti scoperti non sono stati fermati e c'è sempre il rischio che venga giù. Io sono Valenti Rita Linguerri, sono la mamma di Linguerri Matteo che ha l'azienda agricola in via Macerato numero 19. Dunque, ho anche un marito invalido da 21 anni che ha bisogno di cure, visite mediche settimanali con medicazione dall'anno scorso aprile 2022. La settimana scorsa non abbiamo potuto fare le medicazioni neanche il controllo medici perché non sapevamo da dove passare. Visto che quando il guado è sotto non c'è un modo per andare via. O ci fanno una strada o ci mettono un ponte dove poter passare. E ora che ci danno delle risposte, non sono parole ma fatti. Sono Amadesi Igor, titolare dell'azienda agricola Amadesi Igor. Allora, da maggio al 17 giugno, tutti i giorni venivo su a piedi dal monte qui della Rocchetta per portare da mangiare animali e nessuno mi ha dato una mano. Per cui non vorremmo tornare a quella situazione lì. Ho anche 2 bambini da portare a scuola che nell'ultima settimana non ci sono andati per via del guado. Per cui a questo punto abbiamo bisogno di un passaggio sicuro anche in caso di emergenza. Sono Dania Vacchi, sono una residente qui di via Macerato. Volevo dire che comunque sia io che qui la mia collega Isabella Tagliaferri lavoriamo in un sanitario, siamo operatori sociosanitari e quando il guado si chiude, non avendo una strada alternativa, non abbiamo modo di andare a lavorare. Ripeto, non lavoriamo in una fabbrica, quindi il nostro lavoro, la nostra presenza, siccome sappiamo tutti che siamo sotto di operatori, è molto importante. Noi chiediamo una strada alternativa per riuscire a passare e andare a lavorare quando il guado viene sommerso, un ponte, qualsiasi cosa che ci dia l'opportunità e la possibilità di spostarci o muoverci per andare al lavoro. Non come è successo questo weekend, che venerdì e sabato io purtroppo ero a casa, dovevo andare a lavare, non sono potuta andare a lavorare e così sono giorni anche oltretutto non pagati perché devono trovare una soluzione per farci vivere degnamente, andare a lavorare e aspettando che facciano questo ponte.